le scene, il dietro, il dietro le quinte. No, 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 adesso, adesso, la gara, concentriamoci sulla gara. Le gare. Bicchiere mezzo pieno per Andrea e mezzo vuoto forse per Dexter, che si pensava potesse vincere visto la, 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 la performance che ha fatto tutto il weekend, e poi invece c'è stato questo mini che è stato davanti. Qualcosa è successo al via, racconta sul tuo punto di vista. No, mini si era visto anche per il finale che andava bene, perché doveva rimontare, che aveva perso una manche, certo, una manche che si sono incenerati in tanti, ma era l'unico che avevo già visto che poteva dare un po' di noia a Dexter. Poi la partenza ha fatto metà gara, perché Dexter è finito quinto sesto, non si capisce bene, è stato toccato da dietro, si è intralassato, Valtano è uscito fuori, lì già metà gara è finita lì. Poi quando c'è un po' più indietro vanno tutti più o meno uguali, fai fatica, ha rimontato bene. Vedersela lì, magari partire assieme con Mini, l'avrebbe magari fatto secondo uguale, ma più combattuta, così non si è capito bene se potevamo vincerla noi o lui. Merito a lui che l'ha vinta, ma la, è stata un po' sfalsata dalla partenza. E invece con Andrea com'è andata? Facile? Bene, bene. No, 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 no. No, non è facile perché questa pista ha tanto grip e per i bambini piccoli è difficile. Pesante. Vedi che sbagliano spesso, ma sbagliano, c'è un motivo valido per lo sbaglio. E se in prefinale magari l'ha persa per qualche errore in più, e se l'ha vinta alla finale perché ha fatto qualche errore in meno degli altri. Secondo me potevano aver vinto nel 4-5, l'ha vinta lui, è stato quello che ha fatto errori, ha fatto meglio, meglio di tutti. Qual è un problema con Andrea? Perché uno velocissimo, cos'è che gli devi dire prima del via? Qual è, quali sono i suoi punti dove lavori? Immagino ci siano delle cose, dei consigli che gli dai, quelli che si possono dire. No, si può dire tutto. Ma non ci sono consigli veri o non veri. La cosa di più è tenerli meno, sì, il meno possibile che pensino, perché cominciano a pensare, si fanno troppe domande, pressioni, troppe pressioni, invece è meglio scherzare, ridere e fargli sempre, fargli un po' capire che alla fine è una prova libera in più, anche se è la gara, che c'è una partenza e un arrivo, ma devono prenderla con la filosofia che siano 10 minuti di prove libere, io faccio il mio meglio e vedo cosa succede. Quella è un po' la chiave per tenerli calmi.